Sì. Possiamo cominciare? Possiamo cominciare, grazie. Grazie, e, sono Santino Spinelli, ho il piacere di presentare questo bellissimo romanzo di William Blaker, un autore inglese di origine irlandese, che fa un viaggio in Transilvania, nell'attuale Romania. E abbiamo anche il nostro Alessandro Lombardo, che leggerà alcuni passi del libro. È un romanzo che è un viaggio, in qualche modo, dall'Inghilterra verso la Romania durante la caduta del muro del Berlino. È un viaggio alla ricerca di se stessi, in qualche modo, in una dimensione più umana, e l'autore con questo viaggio ritrova questa sua essenza, questa sua umanità, in un angolo più remoto dell'Europa, la Romania appunto. La Romania che ha conservato tanti valori in un mondo contadino, valori dell'ospitalità, il valore del rispetto delle persone. È ciò che colpisce l'autore, appunto, questa dimensione umana. Incontra tanti popoli, diversi popoli in Romania, innanzitutto una comunità sassone con cui si intrattiene, successivamente la comunità rom locale, e sia degli uni che degli altri cerca di difendere anche questo loro patrimonio culturale, e in maniera particolare si invaghisce di una romni, prima Natalia e poi sua sorella, in realtà poi convive con la sorella, da cui ha un bambino di nome Constantin, a cui il libro è dedicato. È un libro davvero bello che vi invito a leggere, è molto emozionante, è molto coinvolgente, anche perché la scrittura è una scrittura semplice ma diretta, molto molto coinvolgente. E quando si finisce un capitolo non si vede l'ora di arrivare all'altro, proprio per continuare assieme all'autore questo viaggio di emozioni. Un libro che io consiglierei di leggere, ma soprattutto di adottare nelle scuole, anche perché a un certo punto l'autore fa una digressione sulla storia e la cultura romanì, come se fosse un professore universitario, citando anche autori importanti della romanologia mondiale come Fraser, come Sampson per esempio. E quindi è un libro assolutamente per tutti, ma in maniera particolare io lo proporrei nelle scuole proprio per l'alto valore pedagogico. Lascio la parola ad Alessandro Lombardo per la sua introduzione. Era la fine dell'estate, un anno dopo la mia prima visita, e io mi spostavo a piedi di villaggio in villaggio tra le colline della Transilvania. Un giorno, ai margini di un bosco, ebbi un momento di esitazione. Non avevo idea di quanto fosse grande, e i boschi di quelle terre si estendono per chilometri e chilometri. Trassi un respiro profondo e mi inoltrai tra gli alberi, tuffandomi dal sole cocente in un mondo fresco e verde, di ombre guizzanti sotto la volta del fogliame traslucido. Il silenzio era interrotto solo dal canto distante degli uccelli. A tratti filtravano lami di luce, come raggi di sole fra le nuvole, e illuminavano il sottobosco. Ovunque tronchi di faggi, querce, carpini a perdita d'occhio. Mi chiedevo quali creature potessero appostarsi nel folto della vegetazione. Sentivo il potere che queste foreste dovevano esercitare sulla fantasia della gente. Dopo un'ora di cammino fra i tronchi argentei non ero ancora riemerso, ma infine scorsi la luce più avanti. Uscii dalla buia foresta e mi ritrovai su un sentiero utilizzato dai tagliaboschi e poi su un prato assolato. Mi appoggiai al bastone con cui intendevo difendermi dai feroci cani che scortavano le greggi per proteggerle dai lupi e dagli orsi, e socchiusi le palpebre per abituarmi alla luce intensa. Nella valle che s'apriva in basso vidi il campanile di una chiesa. Stanco e assetato com'ero, l'aver trovato un villaggio dove poter avere dell'acqua mi fece sentire meglio. Con energia rinnovata seguii un viottolo che attraversava prati appena falciati e mi insinuai fra le case e i giardini, dove i rami dei peri e dei meli si piegavano sotto il peso dei frutti.
vidi in un cortile una ragazza che calava il secchio in un pozzo. Portava un dirndl azzurro e aveva lunghi capelli biondi raccolti in due trecce. Ecco un'opportunità per di esercitare il rumeno che mi ero sforzato di imparare negli ultimi mesi, oltre che sul treno per la Transilvania, dico. Mi affacciai sopra lo steccato e le chiesi con parole esitanti se forse potevo avere un bicchiere d'acqua. Können Sie vielleicht Deutsch? Per caso parla tedesco? Disse lei. Ja, ein wenig. Sì, un pochino. Also, wenn Sie wollen können wir vielleicht Deutsch sprechen, bitte kommen Sie herein. Allora, se vuole, possiamo parlare tedesco. Prego, entri. Il padre stava falciando l'erba in giardino e apparve da dietro l'angolo. E la madre uscì in veranda dopo aver udito le voci. Avevano tutti i capelli biondi e gli occhi azzurri, ma non sembravano rumeni e parlavano bene il tedesco. Ero perplesso. Ci trovavamo sopra i Balcani, parecchio lontano dalla Germania. Ne dedussi che dovevano essersi trasferiti da poco in quel villaggio, stanchi della frenesia della vita moderna in Occidente. No, mi dissero, la nostra famiglia è qui da 800 anni. Insistettero che non bevessi acqua ma vino e mi invitarono a sedermi a un tavolo di legno sotto l'ombra di una grande vite. Venne una donna anziana, la nonna, in grembiule e cappello di paglia. Stese sul ripiano di pino grezzo una tovaglia bianca e ne lisciò gli angoli con cura. Poi arrivarono il vino, i bicchieri e un piatto di biscotti appena sfornati. Il padre mi riempì il bicchiere. I nostri antenati, disse, sono venuti qui nel XII secolo dal nord Europa. Noi siamo sassoni, proprio come lei. No, lei è anglo-sassone. Noi siamo sassoni transilvani. E mi raccontò la loro storia. I primi sassoni erano stati chiamati dal re degli Ungari per difendere il territorio dalle razzie dei cavalieri nomadi provenienti da Oriente che minacciavano i confini meridionali del regno. Erano 800 anni che i sassoni vivevano in quella regione fra rumeni e ungheresi ed erano orgogliosamente rimasti un'etnia distinta. Si sposavano solo tra loro e davano nomi tedeschi ai figli. I loro villaggi assomigliavano a quelli che si erano lasciati alle spalle nel nord Europa e avevano mantenuto il loro arcaico dialetto, le usanze medievali tramandate nei secoli, gli abiti tradizionali che, come avrei scoperto più tardi, ricordavano in modo sorprendente quelli dipinti dai pittori fiamminghi del Rinascimento. In 800 anni di vicissitudini e sconvolgimenti di quella frontiera della cristianità tanto remota e contesa, i sassoni avevano mantenuto la loro identità. Sulla cima della collina dietro la casa torreggiava la loro imponente chiesa con la cinta muraria, i baluardi e i tetti ripidi. Appariva forestiera nello stile e difensiva nell'intento. Bastava il suo aspetto a raccontarne la storia. Così era e così è per ora, disse la moglie. Ma presto andremo via tutti, abbiamo deciso di partire. Il governo tedesco ha offerto la cittadinanza ai sassoni transilvani e siccome in Germania si guadagna di più, la gente ha perso la testa e sta facendo i bagagli. Vede quella casa lì davanti? I padroni se ne sono andati la settimana scorsa. Si sono portati giusto qualche valigia. Non potevano portare di più. Dentro ci sono ancora tutte le loro cose. Eppure sono emigrati. Grazie Alessandro. Lungo la via incantata, questo viaggio in Transilvania di William Blecker è edito dalla Delphi. E la prima domanda che vorrei porre all'autore è questa. La forte critica, in fin dei conti, che lui rivolge verso il mondo occidentale, è stufo di questo mondo così opulento, così tecnologizzato in qualche modo, così all'avanguardia. Ecco, che cosa realmente cerca in quei luoghi così remoti e così distanti dalla civiltà industriale occidentale? Che cosa cercavo? Ci sono andato la prima volta solo per caso, allora non viaggiavo solo, allora ci sono arrivato e era questo mondo che da noi nell'Occidente era perso, non esisteva più.
lì lavoravano nei campi con i mani, falciavano con i mani, e era una vita che ho letto solo nei libri dell'Ottocento, i romanzi di Tolstoi, di Thomas Hardy. E allora ero rimasto affascinato, che potevo vedere con i miei occhi questa vita che ho pensato che non più esisteva. Allora per questo era molto bello per me, perché sapevo che cosa da fare per ancora 10 anni, almeno senza pensarmi troppo. Ho lasciato tutto in Inghilterra e sono partito. E mia idea prima era di stare lì per un anno, per vedere tutte le stagioni dell'anno e come lavoravano, e tutti i e al fine sono rimasto 8 anni, perché era così affascinante, non potevo andare via. Ogni tanto, no, ci sono andato per qualche settimana, ma e poi dalla caduta di Berlino fino al 2008, in pratica questo è il lasso di tempo. Sì, ma anche ci vado spesso anche adesso. Ma questo pezzo che abbiamo sentito adesso è dei Sassoni, certo, che non hanno perso la loro identità. E la cosa anche dopo 800 anni, così come i Rom, che sì, sono arrivati nel questo in volevo Romania dire la stessa. Questo volevo dire che anche i Rom hanno fatto la stessa cosa, non hanno perso la loro identità, e anche le loro lingue sono lingue parlate, non scritte. La lingua sassone non è una lingua scritta, solo parlate. E lo stesso con i Rom. Ecco, un altro aspetto che mi ha molto colpito del libro è questo, che lei non giudica mai queste popolazioni, li difende ma non le giudica, e mette in evidenza con un puntuale plurilinguismo le differenze tra i rumeni, tra i sassoni, tra i Rom, che pur convivono spesso con un atteggiamento di diffidenza. Ecco, lei mette in evidenza i pregi e i difetti di tutti, ma senza giudicarli. Ecco, questo mi ha molto molto colpito, questo equilibrio che ha avuto, questa equidistanza che ha avuto nei confronti delle diverse etnie. Da cosa deriva questa sua, come dire, vivere con tutte queste popolazioni, però senza averne senza darne un giudizio? Non lo so, perché è un British atteggiamento? Forse, non lo so. Io, così era, no? Ci sono andato, tutti erano ugualmente gentili, anche i Rom, anche i Sassoni, i Romeni, i Ungheresi, tutti molto accoglienti, certo, sempre. È raro che avevo problemi con gente. Quindi lo stereotipo che noi abbiamo in Italia, in maniera particolare, dei Rumeni, no? E anche dei Rom, lei lì non l'ha riscontrato, tutta questa negatività, che da noi sembrava che ci fosse un'invasione a un certo punto di rumeni e di Rom, in maniera assolutamente negativa, e chissà che cosa dovevano portare. Quindi sì, ho visto che c'erano problemi qui in Italia e in tutta Europa con questa invasione, ma no, come in tutti i paesi del mondo ci sono la gente che sono assolutamente per bene in gamba e le altre che sono un po' più cattivi, e così anche in Romania. Per esempio Mihai, questo contadino romeno che l'ha ospitato insieme alla moglie Maria, insomma l'ha trattato come un figlio, questa coppia che non aveva figli e che ha scelto l'autore, no, ha eletto l'autore come proprio figlio. L'hanno trattato proprio, sì, come un figlio. Sì, assolutamente. L'hanno anche un po' sopportato come un figlio, devo dire. È sì, vero? Sì, assolutamente. E loro erano proprio di un erano contadini romeni di un tipici, molto pieni di dignità e saggi, come se, wise, saggi. E, molto lavoratori,
lavoravano duramente, molto lavoratori, no? No, sull'altro, on the other side, d'altra parte, dall'altra parte ci sono quelli che sono un po' cattivi, difficili, ma in generale la mia esperienza, specialmente la gente i contadini nei paesini, erano molto simpatici e sempre gentili a me. E, no, quelli che sono andati alla città forse sono più difficili, ma questa è la stessa cosa in tutto il mondo, secondo me. La gente della campagna sono molto più accogliente. Lì era assolutamente speciale questa cosa. Come dicevo prima, le puntuali citazioni anche nelle diverse lingue, sia in quella sassone, in quella romanì, quella rumena, che lei insomma cita all'interno del libro continuamente, quindi sottolinea anche il fatto che lei si è dovuto, come dire, adattare alla loro cultura in qualche modo ed apprenderla, no? Ha imparato sia la lingua dei sassoni, sia la lingua romanì, sia la lingua rumena. Sì, ho parlato, la prima lingua che usavo di più era diciamo tedesco con i sassoni, poi sono andato a vivere in Maramures con Mihai e sua moglie Maria, e lì ho imparato il dialetto. Maramures è una regione sempre remota della Romania. Sì, è sul confine della Ucraina, e lì ho imparato il dialetto di loro, di Maramures, che è un po' diverso di romeno. E poi quando sono andato, mi sono spostato in questo paese di Sassoni, lì ho imparato anche un po' di romanese. Certo, no, l'ho parlato per te. Ieri parlavamo, ci siamo incontrati, mi ha detto alcune parole in lingua romanese, assolutamente, come dire, un esame di romanese l'avrebbe passato. Grazie. Va bene, quindi è molto bene, all'università. Nagenau romanese. Quindi lei parla anche l'italiano, come potete ascoltare, è un plurilinguista. Quindi proprio, come è stato accolto dagli italiani? Cioè, dove l'ha preso l'italiano? Dai contadini italiani? Sì. O dagli industriali italiani? No, i contadini italiani sul Toscana. Ah, in Toscana. Ah, beh, la nostra Toscana che sì, ma è bellissima. Io sono molto pigro. Allora, io posso solo imparare le lingue se non c'ho altre alternative. Allora, in sud Toscana non parlavano inglese, in Romania... Non parlavano stesso. L'inglese. Chiaro. Allora dovevo imparare. Non è vero che la lingua più diffusa è l'inglese, allora? Dove? Dico, dice normalmente che la lingua inglese è la lingua più diffusa nel mondo. Lì no. Okay. Infatti in Maramures, dove abitavo, non hanno sentito di nessuno. Quindi sarà anche la sua fortuna. Occidente, assolutamente nessuno. E mi chiedevo, ma Inghilterra avete una re o monarchia o qualcosa? Sì, ho detto che abbiamo una regina, anche una regina madre, allora aveva 100 anni. Sì. E poi in 98, mi sembra, avevano un radio nel paese, e uno è venuto veloce: è morta la regina di Inghilterra, è morta la regina di Inghilterra. Io ero molto triste, ma è impossibile, ma non credo. Era infatti Diana, e hanno sentito sul radio, ma non hanno sentito di Diana, non sapevano niente di lei, ha pensato che era la regina Anglia di Inghilterra, e credo allora, in quei tempi era il solo posto nel mondo dove non hanno sentito di Diana, no? Era incredibile, non hanno sentito di niente complessi dell'Occidente, per esempio Beatles o Rolling Stones, niente, solo la musica romena o la musica rom, che è divertentissimo, devo dire, è assolutamente non è come la musica dell'Occidente per niente, totalmente diverso, certamente. È bellissimo, e la maggior parte dei romeni ascoltano la musica di Rom, dei certo. Rom. In Romania, come in tanti altri paesi, ecco, questo tengo a sottolinearlo, la musica romani diventa musica nazionale. In Romania la musica romani è folklore nazionale, e quindi è, come dire, molto apprezzato, così in Ungheria, ma in Spagna col flamenco, per esempio, in Russia, nel territorio dell'ex Jugoslavia, la musica romani
e affascina, è patrimonio nazionale. Lo è sempre stato in qualche modo, dal periodo romantico in poi, quando si afferma il concetto di nazione, di folklore locale, di radici culturali. Ecco, i Roma hanno dato all'Europa un contributo artistico importantissimo, quindi ecco, grande valorizzazione, ma non il riconoscimento ai Rom di questo enorme apporto alla cultura europea. Sì, sì, se non esistevano i Rom dovevamo inventarli, no? E, no, secondo me ci ha portato tantissime cose, è vero, e anche in Romania la mia vita lì sarebbe molto meno divertente se non c'erano i Roma, assolutamente. Anche perché insomma era anche bella la ragazza. Sì, ma insomma era molto molto bella, per cui insomma quella Romni di cui sì, sì, no, sono famosi, no, sia la Mariska, no? Sì. Mariska, sì, sì. È una bellissima donna. Di che età? Perché poi l'età non veniva fuori, insomma. Adesso ha 34, 35 anni, tipo 34 anni, credo, non sono sicuro. Lei spesso la dipinge come una ragazza che ama la danza, no? Sì, sì, assolutamente. Con questa musica e continuamente che... Sì, sì, ogni sera c'era una festa, assolutamente, ogni sera, stancantissimo, e musica quasi tutto il giorno di una cassetta phone, come si dice, vecchio, sì, così. Sì. Musica setta. Sì, e poi nel bar di sera tutti ballavano come matti, ma era bello perché anche i rumeni, anche i ungheresi, anche i sassoni ballavano insieme con i Rom e si divertivano nello stesso modo. Io vorrei chiedere una cosa. Oggi al libro finito c'è qualcosa che avrebbe voluto dire che non ha detto o che si è pentito di aver detto nel libro? Non lo so, forse scriverò un altro per dire le altre cose che... per completare. Sì, è sempre difficile con un libro, no? Perché devi finirlo. Certo. Anche se non vuoi, c'è un momento quando devi lasciarlo via. E certo. Io non volevo, ma comunque hanno detto che basta. Poi da cosa nasce l'esigenza di porre ad ogni capitolo, all'inizio di ogni capitolo, una citazione, sì, di qualche altro autore? Perché? Perché ho fatto? Ah, sì. Perché mi piaceva, c'erano tutte queste citazioni che mi piaceva. E non c'era posto nel libro, non l'ho trovato un posto adatto, allora l'ho messo sopra. Mi specialmente questo di la regina Victoria, sì, di sì, Inghilterra. Infatti ti ricordi che ha detto no, dei come? Rom, certo. Si è contratto con una famiglia di Rom andando nella sua carrozza, sì. Non lo so, c'era qualcosa, ha pensato che era qualche ingiustizia è successo, certo. E poi ha aiutato questa famiglia di Rom e poi ha scritto nel suo diario quando aveva solo 18 anni, sì. Ha detto che nella mia vita io voglio provare di aiutare i poveri Rom per andare avanti, perché mi sembra che non è giusto come sono trattati. Da quello che ho capito lei ha iniziato una saga, ha intenzione di scrivere altri libri a riguardo, vuole scrivere altri libri, altri capitoli di questo, sì. Quindi una saga. Sì, sì, andiamo. vediamo come andrà. No, io anche no, ma è cambiata la Romania oggi rispetto a qualche decennio fa? No, la Romania, sì, che lei ha scoperto alla caduta di Berlino, sì, ad oggi, sì, è cambiata o no? Sì, o è, sì, è cambiata per peggio. Peggio? Secondo me. Sì, perché? No, voglio dire, no, nella era comunista era ovviamente anche difficile per la gente, ma secondo me adesso è più difficile. Sono un po' provocatorio, come si dice, certo, ma comunque... secondo me che fa la comunità europea lì non è bello, sta struggendo questa vita tradizionale che infatti dobbiamo apprezzare e anche recuperare e valorizzare. Infatti il libro è una critica verso l'Occidente, questa come dire, questa esasperata volontà di progresso
che spesso non è progresso in pratica, lei dice, ma è regresso. Sì, secondo me è spesso regresso, perché distruggono le cose di valore. Di valore. Umanità. E nel loro posto mettono una barattola di Coca-Cola o qualcosa così. E quindi, non so, io queste firme enormi internazionali sono venute lì e hanno fatto una pubblicità molto furbo. E i contadini non volevano queste cose, non volevano comprare, costava soldi, basta, non ci serve, perché dobbiamo comprare queste cose. Ma dopo anni di pubblicità, e quando qualcuno ha iniziato di comprare una cosa, poi gli altri dovevano comprare anche loro, perché se non compravano erano trattati come poveri o stupidi. Allora tutti dovevano comprare queste cose vendute dall'Occidente, e poi hanno iniziato anche di portare i pantaloni le ragazze invece di le gonne, perché, sempre per la stessa cosa, per motivo, perché uno ha iniziato di portare blue jeans, per esempio. Quindi una forma di assimilazione agli standard occidentali. Sì, e le altre ragazze, parlavo con loro, ma ho detto, ma perché sei in blue jeans? Perché non il vostro vestito tradizionale, che è bellissimo? Ha detto, ma neanche io non voglio portare queste cose, non sono comodi, non mi piace, ma se non lo porto la gente dicono che sono stupido, che non ho soldi per comprarle e sono obbligato. Una logica proprio tipicamente occidentale, no? Sì, sì, per vendere, anche per vendere loro prodotti, per sempre per fare i consumatori della gente che non hanno comprato, che non erano consumatori assolutamente per niente, e per estendere l'impero di queste enormi firme internazionali, dovevano diventare consumatori, secondo me. E così ho visto, erano assolutamente obbligati di comprare questa roba, anche se non volevano. Ho capito. Leggiamo un altro passo del libro. La famiglia di Valentin Virgil risiedeva ad Alma da almeno 100 anni, forse 200. Dovevano essere stanziali per farsi una reputazione e rendersi rintracciabili quando la gente li cercava per suonare a matrimoni e balli. Ma erano rom tanto quanto i nomadi. Quando Antonescu ordinò le deportazioni, i primi furono i nomadi, ma in seguito pensò anche agli stanziali. Virgil adesso era vecchio e malato e parlava poco di quello che era accaduto in Transnistria. Eravamo trattati molto peggio degli animali, ma era proprio ciò che volevano, disse. Non ci hanno portati lì per farci lavorare, ma per ammazzarci. Noi siamo sopravvissuti solo perché sapevamo fare le strade, e la ragione che ci davano, e la ragione e tutto quello che avevamo era appena appena migliore. Mi venne in mente una vecchia rom che avevo conosciuto in Moldavia. Si era presa i folti capelli tra le mani e aveva detto: «Sono morte tante persone, quanti capelli ho in testa!» Ma Virgil alzava le spalle. «Sono cose che succedono. Noi siamo zingari. Cosa ci possiamo fare?» Virgil era fatalista. Pochi dei rom che ho conosciuto nei miei anni in Romania si sono mai aspettati un risarcimento. Erano sopravvissuti e quindi erano stati fortunati. Altri erano morti. Le deportazioni e i campi di concentramento non erano che l'ennesimo episodio della lunga storia di tribolazioni. Ma almeno un aspetto di questa storia era rassicurante. La gran parte dei rumeni, buona gente di campagna, non era felice di ciò che stava accadendo. In Transilvania i contadini protestarono, intere comunità firmarono petizioni contro le deportazioni, anche se con scarso successo. I rom erano loro amici. E come maniscalchi, fabbri, musicisti, costruttori di mattoni, lattai e braccianti fornivano servizi preziosi. Anche il capo del Partito Nazionale Liberale, Constantin Bratianu, pregò Antonescu di fermare le persecuzioni, che disse riportavano la nazione indietro di molti secoli. Sul finire del 1944 i campi furono chiusi e tra i pochi sopravvissuti Valentin e Virgil si misero in cammino per tornare a casa, con degli stracci avvolti attorno ai piedi a mo' di scarpe, evitando strada facendo i soldati tedeschi e russi. Ci impiegarono 3 mesi. Alla fine arrivarono,
alla semplice casa azzurra alla periferia del loro villaggio della Transilvania meridionale. E pian piano la musica riprese. Una sera, qualche anno dopo il loro ritorno, Valentin e Virgil attraversarono le colline per suonare a un matrimonio nel villaggio di Daya. Andarono avanti tutta la notte e si esibirono persino con i violini dietro la testa. La mattina, quando ripresero la strada verso casa, portarono con loro una ragazza. Valentin l'aveva rubata. I genitori di lei non le avrebbero permesso di seguirlo e quindi lui se l'era presa, naturalmente con il suo consenso, ma senza quello dei genitori. Spesso i Rom facevano così. È un fatto culturale. Come vedete, il libro tratta anche di una pagina di cui i libri di storia si sono dimenticati. Il Porraimos, il genocidio di oltre 500.000 Rom e Sinti, barbaramente massacrati dai nazifascisti, ma questo non ha spazio sui libri ufficiali. Ecco che nel libro di William Blacker questa pagina viene messa in evidenza, così come mette in evidenza le origini indiane, col viaggio dall'India alla Persia, alla Persia all'Armenia, all'Armenia, l'impero bizantino. Cioè c'è questa digressione, così come mette in evidenza a un certo punto la schiavitù che i Roma hanno dovuto subire nei territori danubiani, nei territori dell'attuale Romania. Per oltre 500 anni i Rom sono rimasti schiavizzati in quei territori. Nella storia ufficiale europea questa pagina è totalmente rimossa. Perché? Perché era implicata in primis la Chiesa ortodossa e il potere della Chiesa ha fatto in modo che in Europa ci fosse per ben 500 anni questa ignobile istituzione. E quando è praticamente è stata abolita la schiavitù in Romania nel 1856 e subito dopo nasce la Romania, pensate, nello stesso periodo in Europa esistevano i movimenti filantropici per abolire la schiavitù in America, ma nessuno vedeva la schiavitù dei Rom in Romania. Ecco, quindi un merito anche all'autore da questo punto di vista di aver messo in evidenza questi aspetti certamente poco noti e poco conosciuti. Ecco perché dicevo prima, il libro, con qualche piccola correzione linguistica, è sicuramente un libro da far adottare nelle scuole per l'alto valore pedagogico, come dicevo prima, oltre al fatto di essere un libro pieno di emozioni, un viaggio nell'emozione umana. Se c'è qualche domanda adesso da parte del pubblico all'autore, qualche curiosità, prendiamo qualche domanda. Sì, se volete, senza parole, prego. Dunque, lei nella sua lettura, intanto il libro, secondo me, come dice lei, andrebbe veramente adottato nel... E come devo fare? Così mi sente? No. Come diceva lei, è giusta l'idea di adottare il libro nelle scuole, mi sembrerebbe opportuno, perché purtroppo è un lato della storia che non si conosce. Durante la sua lettura lei ha nominato la Transnistria. In Transnistria morirono i genitori di Paul Celan, che è uno dei più grandi poeti del Novecento. Vorrei semplicemente dire che quelle comunità che vivevano insieme avevano anche la comunità di cui Paul Celan era parte. Paul Celan era di Cernovitz sta in Bucovina, ed era la comunità degli ebrei rumeni. In quei territori in cui lei ha fatto il suo viaggio, purtroppo quella comunità è completamente scomparsa. Cioè, una volta convivevano ungheresi, rumeni, tedeschi sassoni, ma anche quelli che si chiamano Schwabendeutsch, cioè quelli del Banato, e la comunità degli ebrei di Romania. Una grande comunità che venne completamente distrutta quando nel 1944 fu occupata l'Ungheria, perché la Transilvania, dopo gli accordi dell'asse, venne ceduta, dopo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, nel 1941 venne ceduta all'Ungheria. Quando l'Ungheria venne occupata militarmente, la gran parte degli ebrei, che furono 800.000 ebrei ungheresi che furono deportati, venivano dalla Transilvania. E purtroppo, questo bisogna anche dire,
chi faceva il lavoro sporco nei campi di concentramento erano i cosiddetti Volksdeutsche, cioè proprio quei tedeschi di cui parla, non tutti ovviamente, comunque le SS di Auschwitz venivano da queste comunità etniche, noi li traduciamo con tedeschi etnici, e la cosa terribile era che la gente che arrivava da quei villaggi della Romania si vedeva quello con cui aveva vissuto, c'è per esempio il romanzo Capesius der Auschwitz Apotheca, cioè Capesius il farmacista di Auschwitz, racconta di gente che arrivava ad Auschwitz e vedeva il farmacista del paese transilvano e aveva fiducia in lui, e questo li tranquillizzava dicendo: dovete andare di là, vi cambierete, farete le docce, non vi succederà nulla. La cosa terribile è come questa comunità, che apparentemente era coesa, di fronte alle persecuzioni, lei ha ricordato giustamente le persecuzioni dei Sinti e Rom che da noi sono dimenticate, però quella comunità non tenne. La domanda è appunto è stata elaborata questa pagina della storia di una comunità di villaggio, no? In questo villaggio il farmacista Capesius regalava le caramelle ai bambini ebrei o ai bambini Rom, era un bonario. Quando loro arrivarono ad Auschwitz, lui era invece un funzionario dello sterminio industriale. Questo è anche un lato, secondo me, di quelle comunità che sono esplose e dovrebbero anche farci riflettere se quel rischio non c'è ancora oggi nelle zone di mistilingui o multietniche, se non ci sarebbe il rischio che questa solidarietà, che apparentemente era di 800 anni, possa distruggersi da un giorno all'altro. Che cosa era la domanda? Se queste comunità, che sono state anche impiegate nell'Olocausto, praticamente se possono essere distrutte, possono tornare, diciamo, queste... Gli ebrei di Transilvania che... Non ha capito bene, è complessa la domanda, se vuole gli rispondo io. Certo che c'è questo pericolo, perché in maniera particolare per i Rom, questo, i Rom e Sinti, proprio perché non si è tenuta a mente la memoria, ok? Che cosa è successo nell'ex Jugoslavia durante gli anni 90? C'è stato un ulteriore porraimos nei confronti dei Rom, costretti ad abbandonare le case, erano i primi a cui si applicava la pulizia etnica, e ricorda molto la risoluzione finale hitleriana. Come lei ben sa, i Rom seguirono la stessa sorte degli ebrei, per gli stessi motivi furono perseguitati, per motivi razziali, furono usati come cavie umane per gli esperimenti pseudoscientifici, furono usati come schiavi nella macchina bellica, ai Rom e Sinti furono sottratti case, avere, denari, gioielli, e i Rom erano già insediati nei territori. Questo patrimonio mai restituito ai legittimi proprietari, eppure nessun Rom e Sinti è stato chiamato a Norimberga per poter denunciare i propri carnefici. Ciò significa che fin da subito è stato rimosso il problema e ancora oggi non viene riconosciuto, e i Rom vivono ancora, sentono ancora gli effetti del nazifascismo. Pensiamo ai campi nomadi, non sono un retaggio della ferocia concentrazionaria, non è certamente un'espressione culturale. È un crimine contro l'umanità avere i campi nomadi, perché i Rom non sono nomadi per cultura, quindi non è che sono i Rom che vogliono vivere in queste condizioni. Ecco allora il pericolo di aver dimenticato. Tutti sanno cosa significa, fortunatamente, dico, Shoah. I nostri fratelli ebrei hanno avuto un risarcimento, nessuno sa che cosa significa Porraimos, che è l'equivalente della Shoah. Perché? Perché i Rom non sono stati risarciti. Non essendo risarciti, stanno vivendo ancora in condizioni disumane nei campi nomadi, ripeto, retaggio della cultura nazifascista, perché lo Zichone Lager, che nacque nel 1934 a Colonia, aveva il compito di separare, di essere un posto di pubblico disprezzo, ma fondamentalmente doveva essere un luogo di degrado umano e culturale, la stessa identica funzione che hanno oggi i campi nomadi. Va bene? Quindi non è cambiato nulla. Sul mondo Rom c'è una mistificazione. Continuano a chiamarci zingari quando noi siamo Rom. Zingari è un eteronimo, Rom è un etnonimo. E eteronimo significa che qualcuno chiama in una maniera dispregiativa un altro popolo, come dire un italiano mafioso,
tanto mafioso e italiano è la stessa cosa, non è così. Zingaro ha una valenza, Rom ha un'altra valenza, sono due piani totalmente completamente diversi. Si continua ancora a mistificare la cultura romani quotidianamente, si fa credere che l'errore del singolo sia una colpa collettiva, si fa ricadere su un'intera popolazione. E allora si mette in evidenza sempre esclusivamente la cronaca, ma mai l'arte e la cultura, tanto che ancora oggi pochi possono nominare libri Rom, di autori Rom, possono citare poesie, titoli di poesie in lingua romani. Dopo 600 anni di presenza in Italia, dei Rom sono degli illustri sconosciuti. Ecco il pericolo che lei voleva indicare. Certamente questo pericolo c'è. Io ho risposto io, scusa. No, bravo, bravo, hai fatto bene. Io non lo so, ma spero di no. Questa è la mia risposta, ma nella guerra la soluzione finale di Hitler in Transilvania di nord era finale, perché più o meno non ci sono più ebrei, pochissimi. Nel mio paese c'erano tantissimi prima, allora, ma in 1944 erano deportati e non c'è rimasto, c'è zero adesso, nessuno. No, e la situazione per i Rom in Romania, anche forse in tutta Europa, non è assolutamente risolto, sicuramente. La gente discrimina spesso contro i Rom dappertutto no, è una cosa difficile, non lo so come si risolve, ma comunque ma esiste problema, ancora sicuramente. Si può risolvere solo quando l'Europa deciderà di includere i Rom, ok? Perché c'è una pianificazione politica a livello europeo e l'Europa ha deciso di escludere i Rom da tutti i paesi d'Europa, per cui si preferisce l'assistenzialismo all'inclusione. In pratica è in atto una forma di neocolonialismo autoreferenziale e i Rom servono a produrre ricchezza per gli altri. Ok, questo è in pratica, perché esistono, pensate, milioni e milioni di euro che vengono sperperati in nome e per conto dei Rom e Sinti, ai quali non arriva assolutamente nulla. Questa è la verità, ok? E questo intrallazzo si fa sulla, come dire, sulle spalle dell'opinione pubblica, che resta ignara su queste vicende. Ecco, quello che a me interessava sapere anche, i Rom in Romania, questa è importante, questa domanda che faccio adesso a lui, i Rom in Romania vivevano nelle case o nelle roulotte o nei campi nomadi? Nelle case. Tutti, vedete? Allora, vengono qui a fare i nomadi. I Rom non sono nomadi per cultura, non lo sono mai stati. La mobilità dei Rom in Europa e nel mondo è sempre stata coatta, figlia diretta della discriminazione o della persecuzione, scambiata per nomadismo, che è una forma nobile dal punto di vista culturale, ma si applica ai berberi, ai Tuareg del deserto, ma non ai Rom. Ecco allora che non si capisce perché noi abbiamo i campi nomadi da parte di persone provenienti dall'ex Jugoslavia o dalla Romania, che venivano dalle case. In Italia sono costretti a vivere nei campi nomadi, va bene? Provenienti dalle case. È come se noi, Rom italiani, che viviamo tutti nelle case, arriva Milosevic dalla situazione, o dopo la caduta del muro di Berlino arriva una pseudodemocrazia, e costretti ad andare via dai posti di origine. Se io dovessi andare in Francia diventerei nomade dalla casa. Vedete, c'è un concetto di nomadismo assolutamente sbagliato che diventa culturale. Ecco perché gli intellettuali non si ribellano, non si indignano, perché l'informazione arriva in una maniera assolutamente sbagliata, e questo ricorda molto la propaganda nazista. Goebbels diceva che una bugia detta tante volte diventa verità, e purtroppo manipola le coscienze. Ecco il pericolo di oggi. E io vorrei tornare al libro adesso, perché mi sembra giusto. Io spero che in questo modo il mio libro aiuterà la situazione. Come no? Perciò dicevo prima all'inizio, è un libro importante che deve essere letto, perché è un libro, come dire, leggero, non è un trattato di romanologia, però proprio perché è leggero passa,
siccome è puntuale nell'informazione, siccome mette in evidenza tanti aspetti che solitamente non si conoscono, ecco, allora diventa un libro altamente pedagogico. Sì, è scritto come un romanzo, ma un romanzo vero. Credo che è leggibile come un romanzo, più o meno. È un romanzo. E anche no, la mia vita lì era così, avevo fortuna, era bellissima. È successo tante cose, poi è uscito finalmente nel libro qui. Bene, avete altre domande? Ci sono domande? Prego. C'è un'altra cosa da leggere? Buongiorno. Dunque, no, io vorrei chiedere se non ha incontrato pregiudizi contro gli zingari in Romania, perché tutte le volte che sono andata io mi hanno detto: no, in questo villaggio non possiamo fermarci perché degli zingari. Guardo delle case, non so, con dei bellissimi tetti di lato, ah no, quelle case fanno schifo, sono degli zingari. Insomma, io praticamente non ho mai incontrato un rom in Romania, perché stando con ungheresi o con rumeni è impossibile. Sì, sì, ma certo, spesso, infatti, spesso, devo dire, ma dei individui, come si dice, della gente, no, sì, parlavano in modo brutto dei rom. Ma come in Italia del resto, eh? Non è che in Italia si parla bene dei rom, quindi è uguale. Come? Anche in Italia si parla male dei rom. Sì, 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 no, assolutamente no, è vero. No. La legge in Romania dice che è illegale discriminare contro l'etnia rom. Anche in Italia la Costituzione italiana non sì. Prevede il razzismo. Sì, ma no. Qualche volta succede, voglio dire, no, non voglio dire qualcosa che non devo qui, ma che mi dà problemi. Comunque, signora, ci sono 2,5 milioni di persone, di rom, in Romania. È strano che lei non abbia incontrato neanche uno. 2,5 milioni, pensate, è il paese che ospita più rom al mondo, dei 16 milioni di persone, di rom. 2,5 milioni sono proprio in Romania. È strano che lei non ne abbia incontrato uno. Il villaggio, il mio amico dice: no, no, qua non fermiamoci, che è sono chiaro, azienda. Ma questi sono pregiudizi, no? Sì, ma sarà forse molto interessante quando io ho un figlio mezzo inglese, mezzo rom. E forse sarà interessante per lui quando cresce, vedrà come è discriminato o no. Non lo so, forse dovrai combattere tanto perché i tuoi figli non siano discriminati, il tuo figlio romo non sia discriminato. Sì, lo combatto già. Bisogna combattere tanto, perché sì, non è semplice cambiare diciamo una cultura che viene, come dire, istigata all'odio razziale, va bene? Se Hitler è morto nel 45, nell'aprile del 45, purtroppo le sue idee non sono morte. Oggi i siti internet sono infestati di siti nazifascisti che incitano all'odio razziale e in primis nei confronti dei rom. Vedete a Pescara quello che è successo in questi giorni, sapete tutti quell'omicidio che c'è stato, una persona ha sbagliato, uno, ed è giusto che paghi. Non si capisce perché si mette in evidenza di un italiano, non si capisce perché si mette in evidenza l'etnia rom, quindi facendo condannare tutti. E poi il pogrom che hanno cercato di usare, sapete chi c'era dietro? Forza Nuova, perché sabato e domenica c'erano le elezioni amministrative, ecco la ragione reale. È l'opinione pubblica che ignara, non può comprendere, è chiaro che dà una risposta totalmente diversa. Allora si capisce, se si danno tutti i tasselli, si capisce perché ci sono certi comportamenti. Nella mia vita non ho mai difeso nessun criminale, che fosse italiano, inglese, francese, marocchino o rom. La persona che sbaglia deve pagare. È ingiusto far pagare a un'intera popolazione.
fatta anche di artisti, di intellettuali, di persone per bene, di persone che hanno un lavoro serio. Pensate a Pescara, 6 Rom sono infermieri professionali, Rom che sono assicuratori, ci sono delle Romia che vivono che lavorano in banca, alle poste, persone che con una vita normalissima. Tanti personaggi famosi sono Rom. Per esempio, pochi sanno che un Rom nel 1920 ha ottenuto il premio Nobel per la medicina e ha inventato tanti strumenti che ancora oggi si usano negli ospedali. Ibrahimovic non passa mai come Rom. Cioè, quando c'è qualcosa di positiva, l'etnia d'appartenenza non viene messa in evidenza. Rita Hayworth era una Romni. Yul Brynner era Rom. Charlie Chaplin aveva una nonna, Romani Charles, della famiglia degli Smith. Una schiera infinita di personalità. Ballack, come giocatori di calcio, Ballack, non so, Gerd Müller, Felix Magath, Quaresma, cioè tanti personaggi che noi non intendiamo come Rom. Perché? Perché i Rom sono percepiti non come esseri umani, ma devono essere percepiti, secondo la propaganda, come una categoria speciale di persone. E qui sono costretto a fermarmi. Se volete saperne di più, acquistate il libro Rom Genti Libere per la Dalai Editore e avrete modo di approfondire il mondo dei Rom. Grazie, ringrazio l'autore, William Blaker, che è un fratello, visto che c'è un figlio Rom, in qualche modo, mi sento lo zio del bambino. E vi ringrazio. Grazie. Con un saluto caloroso e fraterno in lingua romani. Budbacht tasastipe. Grazie. Allora, il libro...